L'onorevole Maisto, una nuova iniziativa. Sì, è un'iniziativa spero ben accolta da quanti si appassionano a quelle che sono le vicende della Campania. Perché? Perché riteniamo con Idea Campania di portare una novità che è alla ricerca dell'ascolto di quanti hanno oggi delle perplessità. Oggi c'è una rabbia da parte di tanti, ha ragione per la verità, che però deve essere propositiva. Ecco il perché Idea Campania, con un nostro sito, un nostro periodico online, col quale cerchiamo di intercettare quelle che sono le nuove idee, idee propositive, perché riteniamo opportuno che la gente debba partecipare a quello che è il futuro. Non è possibile solo protestare, ma dobbiamo fare in modo che le menti e i giovani della Campania possano partecipare al proprio futuro. Siamo aperti, aperti alle critiche, aperti ai contributi, e siamo pronti ad affrontare quello che è questa sfida ambiziosa, ma che spero possa essere foriera di grande novità. Generalmente un politico, quando crea un'associazione e poi un substrato di interesse, generalmente ha idea qualche altro partito nuovo, qualche altra esposizione. No, assolutamente no. È da sgombrare il campo e quindi da eliminare qualsiasi equivoco. Qui parliamo e vogliamo parlare di politica, vogliamo creare una palestra di idee dove è possibile confrontarsi e non pensare assolutamente a quello che è l'agone politico con le elezioni. Le elezioni sono lontanissime per quello che mi riguarda, quindi anche nella veste di consigliere regionale le elezioni sono tra diversi anni, ma quello che mi appassiona di più è proprio lo spirito di servizio. Io credo ancora che si possa ragionare con quanti oggi protestano e portano avanti con rabbia le proprie idee. In questo momento, con la confusione nazionale che c'è dei partiti Grillo Insegna, credo che restituire alla gente comune una fiducia per ridare credibilità alla classe politica, io credo che sia necessario, indispensabile, e questa associazione, che poi sentiremo le idee guida, e credo che sia necessario e indispensabile per far sì che dare fiducia alle persone, alla gente comune che oggi vede nella classe politica una classe molto sfaldata. C'è un distacco enorme tra coloro che si impegnano e tutte le esigenze che la cittadinanza, i cittadini tutti, soprattutto in Campania, hanno questa necessità. Ecco, la Campania è un territorio che ha estrema difficoltà, così come è in difficoltà l'economia dell'ente Regione Campania dopo l'eredità lasciata dal periodo bassoliniano. Certamente Caldoro e la sua giunta hanno compiuto dei passi molto significativi verso il risanamento e adesso hanno tutte le carte in regola per attivare le giuste leve per produrre lo sviluppo. Leve che non possono certamente essere ritrovate esclusivamente in questo territorio. Si pensi che oggi si parla di Europa a sostegno degli Stati, è impossibile pensare che una regione e un territorio possano da soli sollevarsi. E oggi è possibile chiedere l'aiuto dello Stato, l'aiuto dell'Europa, semplicemente avendo ciò che ci spetta, poter spendere i fondi europei, poter investire nelle infrastrutture, poter investire nella qualità della sanità. Tutto ciò è possibile perché noi abbiamo le carte in regola per poter chiedere ciò che ci spetta, non perché la Campania si presenta come nel passato recente con il cappello in mano a Roma, mostrando la disperazione della sua situazione, ma perché ha il coraggio della verità, della qualità della sua amministrazione e dei risultati che è in grado di raggiungere proprio con la qualità dell'azione della giunta regionale. Diciamo, io porto l'esperienza di un territorio che è quello della zona industriale di Giugliano, dove stiamo facendo moltissimo da soli. Cioè, fare da soli significa comunque organizzarsi, abbiamo fatto un consorzio, cerchiamo di avere almeno dei contatti politici, chiaramente quello che lei diceva prima, la burocrazia, è quello che sicuramente ci danneggia. Pensi addirittura che nel mio territorio ci stanno 50 aziende di cui sono presidente e ognuna di queste ha problemi sia con pratiche regionali di finanziamento, di contributi vari, dove normalmente la media è 3-4 anni, quindi per un imprenditore aspettare 3-4 anni significa rinunciare a quel tipo di investimento, anche se c'è volontà di investire da soli. Quello che io chiedo fortemente anche ai politici è quello di dare normalità ai nostri territori. Normalità significa avere infrastrutture,
non vogliamo fondi perduti perché servono a poco, ma soprattutto la possibilità di poter investire in un territorio che permetta l'investimento. Angelo Marino, anima di Idea Città, almeno in Regione Campania, oltre che sul piano nazionale, oggi presente all'inaugurazione di una nuova associazione, Idea Campania, ideata dal collega consigliere regionale dello stesso gruppo federato Caldoro Presidente. Ecco, notiamo una vivacità da parte dei consiglieri che in qualche modo si rifanno all'azione politica del presidente Caldoro rispetto a quelli che sono diciamo i momenti dell'impegno civile oltre che partitico. Io dico che Maisto ha avuto coraggio ad abbandonare un partito con struttura verticistica e ad assumere un'iniziativa che è un'iniziativa di liste civiche e di associazioni. Noi l'abbiamo avuto questa intuizione un po' di tempo fa quando abbiamo deciso di mettere su la Fondazione Città Nuove, così Peppe ha avuto questa intuizione. Io credo che questo sia il modo giusto per fare la politica, io credo che la gente voglia esattamente questo, uno impianto che non sia partitico, quindi dal punto di vista di una struttura piramidale, ma qualcosa che ha un senso di orizzontale, un'ampia partecipazione e un'espressione all'interno dei consessi civici. Credo che l'idea sia giusta, aspetto di vedere i programmi di questa nuova idea di Maisto, sono qui per ascoltarla e per sostenerla qualora ritenessi che questo sia, ma come ne sono sicuro, l'idea vincente. Notiamo un attivismo da parte dei consiglieri regionali che in un qualche modo si rifanno all'azione politica del presidente Caldoro a voler in un qualche modo cercare di coinvolgere la cosiddetta società civile, un nuovo modo di fare politica che qualcuno potrebbe pensare in antitesi con la vecchia logica dei partiti politici. No, noi non bisogna fare confusione, bisogna mantenere scisse le attività che hanno più un carattere istituzionale da quelle che hanno un carattere più squisitamente politico. Per quanto riguarda il Consiglio regionale abbiamo varato ormai da tempo questo gruppo federato definito Caldoro Presidente, che ha una valenza tutta assembleare, cioè serve a semplificare i lavori del Consiglio regionale e in qualche modo a rafforzare l'azione di governo del Presidente Caldoro. Altra cosa è quando ribolle nella pendola politica. Siamo tutti in attesa di quello che ci regalerà l'autunno, sappiamo tutti e siamo tutti consapevoli che andiamo incontro ad una nuova stagione politica. La nostra è, come è nota, una collocazione politica ben definita nel solco di quello che è stato il progetto originario del Presidente Berlusconi. Naturalmente rispetto all'evoluzione del quadro politico nazionale ognuno di noi definirà le proprie scelte. Questo è il momento nel quale possiamo fare una battaglia insieme, dove anche l'azione politica e soprattutto la politica diventa nobile quando, soprattutto nei momenti di difficoltà, sa che deve reagire con responsabilità, e lo dobbiamo fare in questo quadro, come hai fatto tu Peppe oggi, mettendo insieme un pezzo importante del personale politico, un pezzo della società civile e tante persone che ti sono vicine, che hanno seguito la tua battaglia politica, che vogliono continuare a farla, perché abbiamo bisogno ognuno dell'altro e abbiamo bisogno del vostro impegno. Peppe, auguri e buon lavoro. Facciamo anche un taglio alla fattura.